bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi realizzeremo insieme le foglie di salvia al forno. La ricetta di oggi è semplicissima ed è sempre tratta dal libro di Iblendis, Hildegard von Bingen, ricette per il corpo e per l'anima, edito da Guido Tommasi Editore, e vede come protagonista la salvia, di cui abbiamo parlato in un video precedente. Vi lasciamo il link qui su nella scheda informativa. Iniziamo subito ad elencarvi gli ingredienti, le quantità le troverete come sempre giù nell'info box. Ci serviranno foglie di salvia di media grandezza, farina di spelta, birra, sale, pepe, noce moscata e uova. In un contenitore mettiamo la farina di spelta e mischiamo il tuorlo d'uovo. Successivamente aggiungiamo la birra continuando a mescolare. Insaporiamo con sale, pepe e noce moscata. Aggiungiamo lentamente l'albume montato a neve al composto. Inzuppiamo le foglie di salvia, precedentemente lavate e asciugate, nella pastella e poniamole su di una teglia. Vi consigliamo di utilizzare della carta forno. Cuociamo in forno precedentemente riscaldato a 250 gradi per 6-7 minuti finché le foglie di salvia non diventano dorate. Ed ecco il nostro piatto finito. Potete servire le foglie di salvia come contorno ad un buon piatto di pesce o con un bicchiere di vino. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!